L'ultima cosa che vi dico fra tanti progetti, perché il tempo stringe e siamo molto interessati invece ad ascoltare quello che fate voi, riguarda questa libreria. Questa libreria piena di libri sulle mafie è un pezzo, un primo pezzo di una mediateca sulle mafie, la prima mediateca sulle mafie di Roma, che noi stiamo costruendo faticosamente per farla vivere in questo territorio, perché siamo convinti che anche su questo territorio sia necessario mettere a disposizione delle persone, diciamo, delle persone che abitano questa città, le informazioni che servono per conoscere il fenomeno mafioso, perché, come vi dicevo prima, anche in questa città le mafie sono arrivate e stanno aggredendo il tessuto economico e il tessuto sociale. Ci sono alcuni dei più importanti locali, ristoranti, bar e hotel di questa città che sono stati confiscati alle mafie, a dimostrazione che questo non è più un'emergenza, ma è diventato ormai una realtà. Questa mediateca, curata da Lorenzo, da Laura, da Sara, da tutti gli altri, insomma, che non posso farvi l'elenco di tutte le cose che facciamo, è dedicata a Giuseppe Valarioti, che è questa vittima della 'ndrangheta calabrese, che era un intellettuale, era un archeologo, era un docente della scuola ed era anche un politico, e che in qualche modo racchiude in sé un modo di fare l'antimafia per come piace a noi, cioè quello di mettere insieme l'impegno sociale, l'impegno politico, l'impegno nel mondo della cultura, offrire alle persone che vivono nei territori delle opportunità diverse. Nel nostro piccolo noi proviamo a fare questa cosa, e questo spazio che è stato aperto a Roma è uno spazio che è a disposizione del quartiere ed è uno spazio che ospita tantissime associazioni, gruppi e realtà che hanno bisogno di condividere spazi, socialità, perché l'altra parte, diciamo, delle mafie è l'assenza, cioè tutte le volte che non c'è socialità, tutte le volte che non c'è la possibilità di stare insieme e di scegliere un percorso di libertà, c'è maggiore possibilità per le mafie di avanzare. So the last thing I would like to say, since time flies, and I'm very interested in hearing what you have to say, is this bookshelf you can see here. There are many books about the mafia, and this is just the first piece of a media library that will be built in the city of Rome. The aim is to disseminate information about the mafia, because we know that we have to address this problem here too, because mafia got here too. It is attacking the economic and the social fabric of the city. Many of the restaurants, the clubs, the bars and the hotels of the city were actually seized from the mafia. So it is no longer an emergency, it is the reality right now. So this project was promoted by Lorenzo, Laura, Sara, many others. I cannot mention them all, and I cannot mention all the things we are doing. But for example, we have this book that is devoted to Valerio Ani, that is was an archaeologist from Calabria. It was a politician too, it was one of the victims of the mafia, and he tried to promote anti-mafia tools as we like them, so through social, political commitment. That's what we are trying to do to a small extent, as far as we can. So we are trying to promote new opportunities, different opportunities, and there are several associations and groups that are participating in our initiative. We want to make this media library available to the neighborhood, available to people, so that we can create a social space, because when there is no social space, when there is no social interaction, the mafia gains ground and